Si scaldano i motori in vista della 61esima edizione della Coppa Nissena, un programma ricco di eventi, quello presentato nella sala conferenze di Palazzo Moncada, che vedrà impegnati 182 concorrenti nella seconda prova del campionato italiano Velocità Montagna 2015. Una 2 giorni, quella prevista per i prossimi 25 e 26 aprile, in cui i piloti provenienti da tutta Italia e non solo effettueranno un percorso lungo 5.450 metri sulla strada statale 122, che si snoda da Capodarso a Caltanissetta. La Coppa Nissena per Caltanissetta sicuramente è un evento. È un evento che è tra i, si ripete da un'infinità di anni, è una delle gare in salita più antiche d'Italia. La prima edizione nel 1922, quindi basta pensare a questo. Caltanissetta è stata protagonista fin da quell'epoca di questa manifestazione che è andata man mano crescendo, è titolata, è un campionato italiano. A Caltanissetta giungono piloti da tutta Italia, da Trento a Malta pure, addirittura abbiamo un pilota che risiede a Malta e sta venendo giù a correre. Quindi è un evento sicuramente per Caltanissetta importante e per tutti noi nisseni. Una vera e propria festa per la città che unisce non solo antagonismo con gli indiscussi protagonisti delle diverse categorie in gara, ma è anche un'occasione per affrontare temi quali la sicurezza stradale. Insieme alla gara che quest'anno ha un risultato eccezionale, 182 iscritti, abbiamo organizzato anche gli eventi collaterali che ormai sono sempre meno collaterali e sempre più presenti nella nostra città. Primo fra tutti la tavola rotonda sulla sicurezza stradale ai giovani, poi il concorso delle auto d'epoca, al quale si è dedicato molto l'avvocato Lillo Ariosto. E poi abbiamo un'esibizione di automodellismo sempre in piazza il giorno 25, abbiamo la mostra fotografica, un concorso fotografico. Ospiti di eccezione per tutti questi avvenimenti sono Emanuele Pirro, pilota famoso, ha vinto 5 volte Le Mans, e Guglielmo Scilla, un attore, conduttore radiofonico, scrittore, un ragazzo in gamba, un eclettico, molto popolare tra i giovani. Parliamo di sicurezza stradale, che è un argomento non solo a me, ma insomma che sta a cuore, lasciami dire, a tutte le persone di buon senso. Ogni persona che lascia la vita per la strada è veramente una vita sprecata e fino a che non si sconfigge questo nemico, credo che chi ci crede veramente a testa bassa fa del suo meglio per far capire alla gente quanto è pericoloso andare per l'estate.